Bene, siamo arrivati all'ennesima, perché non so quanti paesi o località siamo così, Palaeo Ksori, sull'isola di Milos in questo caso, al sud. Andiamo prima a berci qualcosa? Qui alla taverna? Sì, faranno un qualcosa da bere. Però vedo tutte quelle tende lì. Beh, lì c'è la bar, lì c'è la taverna che si mangia, però magari si beve anche. Allora, alle Ksori, qua c'è un po' di spiaggia organizzata. Ce n'è di spazio per andare fino là in fondo, no? Vai là, là ti metti tranquillo, no? Sì, magari anche dopo gli sfogli per dire. Qui si può vedere magari qualcosa anche qua, o qua o là, i posti sono due, ne sono tanti qua. Dopo possiamo decidere cosa fare. Andiamo al bar per qualcosa. Le Ksori saranno le 4:30 come minimo e c'è la sabbia che scotta ancora. Ma in fondo sento musica. Però andiamo in fondo di là noi. Andiamo a studiare com'è la situazione. Guarda, dimmi se sbaglio, ma questo qua è Paolo e questa qua è la sua fidanzata o moglie. Bene, dopo aver incontrato Paolo, non mi ricordo come, Emilia, che abbiamo conosciuto 3 anni fa a Simi, così è la vita, continuiamo nel nostro percorso verso il fondo della spiaggia. Questa è la seconda zona. Organizzata, ma che bei affari, abbiamo già visti così di tipo di bambù, eh? Da qualche parte. Io qua cammino bene. Io qua sto bene, cara. Adesso andiamo a vedere là in fondo dietro gli scogli. Ora vediamo di trovare un passaggio per la spiaggia di là. Di qui sopra, di lì com'è? Proviamo, qua arriva sull'acqua, eh! Opla! Vediamo se si arriva o non si arriva. Ma c'è passaggio!
Minchia, se va su però qua. Qua va su un po' ripido. Perché c'è sto sassone probabilmente. Sì. Magari spengo la camera. Ecco, qua si vedono le spiagge di Paleoxori. Spiagge, le due spiagge principali, quella grande, quella piccoletta là incassata. Poi seguendo un sentiero, ma mi viene da pensare che ce ne sarà uno più comodo sopra per non passare di qua, non lo so però, non è detto. Là c'è un'altra spiaggia. Molto appartata.